Si dice che almeno una volta nella vita bisogna andare a Venezia per conoscere da vicino le meraviglie di una città così eccezionale, interamente costruita sull'acqua, che mostra il passato splendore di una civiltà raffinata, ricca e potente. E in effetti, ogni anno l'affollano milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo. Non sempre però il tempo a disposizione permette di restarci abbastanza e molte cose belle e interessanti da vedere possono sfuggire. Ad esempio i dintorni, costituiti da isole più piccole di quelle su cui poggia Venezia, in alcune delle quali nacquero i primi centri abitati della laguna. Tra queste, una delle più note è Murano, una cittadina molto graziosa, in miniatura, ricca di bei monumenti e palazzi. Il passato splendore della civiltà veneziana si vede ancora nella grande sfida lanciata all'acqua, nella sorprendente ricchezza dell'architettura, nella raffinata eleganza dei palazzi, nell'importanza del suo patrimonio artistico e monumentale. Questo risultato fu raggiunto attraverso un insieme di circostanze che difficilmente si ripetono nella storia. I maestri vetrai, che hanno contribuito per la loro parte alla bellezza e alla fama di Venezia, hanno oggi il grande merito di far sopravvivere un frammento di quel passato irripetibile che vide artisti di ogni genere contribuire alla grandezza di una città che fu al centro di una civiltà intera. Intanto, nelle fornaci vicine, vengono preparati altri oggetti che richiedono diversi procedimenti di lavorazione, come quella a rete o quella che nelle fasi successive prevede anche l'uso di oro zecchino. Ancora un soffio per gonfiare la pasta, mentre la canna gira per darle la forma di una sfera. Nel frattempo, dove si richiedeva, viene applicato l'oro, facendo ruotare la pasta su una sottile lamina del metallo, che è risucchiata dal calore e si fonde con essa. Così preparato, il palloncino è pronto per essere rimesso in fornace. Quando ne esce, con un'abile rotazione, viene trasformato in un piatto lucente. Per evitare che i pezzi si raffreddino troppo rapidamente, col rischio di rompersi, passano per l'ultima volta nel fuoco di un forno, di cui viene a poco abbassata la temperatura. Intanto il ciclo ricomincia con nuovi pezzi, secondo diversi tipi di modelli e di impasto, con la grande abilità di sempre. Così, da oltre 6 secoli, si rinnova l'arte dei maestri vetrai di Murano, secondo il frutto di un'antica tradizione. I suoi segreti, custoditi gelosamente, rimangono ancora confinati nella piccola isola.